Sempre all'interno di ZAF abbiamo appena effettuato un percorso psicosensazionale. Ci vuoi parlare di cosa consiste? È un percorso che deriva da un adattamento delle tecniche che si utilizzano nei seminari del Tantra, che permette, bendati e a piedi scalzi, di stimolare tutti i nostri sensi, che soprattutto quando noi abbiamo la vista per un po' fuori uso, sono più attivi e percettivi. Sono stimolazioni molto semplici, derivano da oggetti della nostra vita quotidiana, dai piedi, di fianco, dall'alto. Sono sensazioni più gradevoli per qualcuno, più sgradevoli, si incontrano cose morbide, cose dure, un po' come avviene nella vita, no? In cui si incontra un po' di tutto, piacevole, spiacevole. E i cinque sensi, esclusa la vista, vengono stimolati. La vista anche in un certo modo, perché si risente della luminosità, la zona più buia, la zona più illuminata. E ognuno di noi è chiamato a sentire cosa è gradevole e sgradevole, eventualmente riconoscere gli oggetti che incontra, e il percorso si riconosce con la scatola, si conclude con la scatola magica, attraverso la quale, con la mano non dominante, con quella con cui noi non scriviamo, siamo chiamati a riconoscere oggetti di uso comune, e non è forse così semplice come magari può sembrare, e aiuta anche molto per utilizzare i due emisferi cerebrali in modo coordinato.